C'è un grande impegno per il programma culturale, le mostre, i grandi eventi che accompagneranno per 365 giorni l'anno 2019, non soltanto Matera, ma insomma un territorio molto più vasto, e allo stesso tempo stiamo predisponendo, e questo riguarda soprattutto l'amministrazione comunale, l'amministrazione sta predisponendo le azioni necessarie per rendere più facilmente accessibile la città. Avremo problemi in tutti i campi, insomma, l'accoglienza di centinaia di migliaia di persone che contiamo raggiungeranno Matera dovrà essere portata a un livello, diciamo, di maggiore efficienza. Questo è un impegno non secondario. Il Cilento vi ha proposto questa sera un protocollo, come potrà essere sviluppato? È nella stessa dinamica del lavoro fatto per Capitale Europea della Cultura che risiede la risposta. Non è un lavoro fatto per una città soltanto, anche se è la città che diventa Capitale Europea della Cultura, è un lavoro fatto in grande sintonia e coesione con territori più vasti. Noi avevamo, l'ho detto già anche nella discussione simpatica che abbiamo fatto pochi minuti fa, l'area cilentana, una parte della Campania, una parte della Calabria e naturalmente una gran parte della Puglia è già direttamente interessata al percorso che stiamo facendo, e dunque il protocollo corona un lavoro già fatto. Io penso che dovremo adesso riempirla di alcuni contenuti che possono essere individuati rapidamente dalle amministrazioni comunali, ma anche da noi come fondazione, per dare una mano e fare in modo che questi risultati possano sicuramente venire. C'è qualche suggerimento per gli amministratori cilentani? Beh, le cose che riguardano le attività che sono state sviluppate, per esempio, in tanti piccoli e piccolissimi comuni della Basilicata, possono essere replicate in tanti piccoli comuni di quest'area. Ci sono cose che ci accomunano, c'è un destino generale, diciamo, che ci accomuna. Abbiamo scritto insieme nella storia pagine che abbiamo condiviso. Io credo che si possano prendere spunti molto interessanti che riguardano per esempio le opere d'arte, per esempio i beni culturali, per esempio le attività creative. Io penso che c'è un patrimonio edilizio in questi comuni che non è sufficientemente utilizzato, perché purtroppo a causa dello spopolamento, altro tema che ci accomuna, abbiamo interi quartieri, interi rioni che si svuotano. Possiamo riempirli di attenzioni artistiche, creative, con giovani che vengono da tutta Europa a visitare i nostri territori per aprire laboratori, per aprire atelier. Io credo che ci siano grandi opportunità.